opere rosse si intitolano Parole parlanti, sono parole scomparse come re da mare, incise in oro caldo su tela rossa. E ognuna di queste parole ha ancora qualcosa da raccontare. Redamare è un verbo rimasto invariato dal latino e rappresenta la reciprocità del sentimento amoroso, significa amare ed essere amati. La voce della parola parlante redamare dice io mi intuo, tu ti immini, un verso tratto da Dante, significa appunto io divento te e tu diventi me. Le parole parlanti sono esposte anche secondo un percorso di senso, per cui si alternano anche a volte contraddicendosi. E dopo Redamare c'è Busillis. Busillis è un punto di difficile soluzione, quasi un enigma. E, dopo Redamare Busillis dice ti amo così tanto che ti amerei anche se fossi un altro. Non si capisce in effetti se è una frase positiva o negativa. Dire che ti amerei anche se fossi un altro è probabilmente una grandissima dichiarazione di amore oppure una grande dichiarazione di non amore. È un busillis, questo è certo. Quest'opera in marmo, acciaio e ottone si chiama Farlingotto. Farlingotto è parola antica, un arcaismo, che indica una persona che quando parla utilizza più lingue e anche un po' le storpia. Per cui il farlingotto è una scultura poliglotta che insegna a tacere in 12 lingue. C'è la stessa frase tradotta in cinese, in giapponese, in italiano, ovviamente in latino, in greco, in francese, in spagnolo e in tedesco. E la frase è assai sa chi tacere sa. Ecco, qui ad esempio il farlingotto si è fermato su il francese e l'inglese. Assai sa who speaks least. Assai sa chi tacere sa. Sabe mucho, sa molto, chi parla poco. Insegna a tacere in 12 lingue, è un farlingotto. Questo lavoro appartiene alla serie di ritratti della personalità. Eseguo questi ritratti psicomagici che rappresentano un po' l'animus di una persona. Vado a casa della persona per 2 giorni, dormo lì per una notte in una tenda in salotto, perché non sono un ospite tradizionale ma un esploratore, e prendo appunti sulla sua giornata tipo, il suo modo di vivere, la sua storia, faccio delle foto, insomma, e poi produco un ritratto che è appunto un ritratto più dell'anima, della personalità. In questo caso è un almanacco, perché la persona ritratta è un amante dei calendari. Ogni stagione rappresenta un aneddoto della sua vita legato alla vita in campagna. Ecco, però la parte che a me piace di più, interessa di più, è proprio questa, di questo libricino indovino. Questo libricino, se fai una domanda, ti dà una risposta. Qui ad esempio abbiamo un lavoro che si chiama Pensato io, facito io. La persona ritratta è un architetto, quindi qui ci sono rappresentati tutti gli edifici che lui ama, che ha amato nella sua vita. Su questi rotolini di carta lui può scrivere le cose che vorrebbe fare, che ha in mente di fare. Dal luogo del pensiero, pensatoio, può spostare il rotolino al luogo dell'azione, facitoio, che significa che si può fare. Questa è una macchina psicomagica che lo aiuta nell'intento. Quest'angolo espone 2 lavori che hanno a che vedere con gli errori. La prima è una fotografia che aveva scattato mio padre quando ero piccola durante una gara di sci. Invece di andare verso il traguardo, andavo verso il maestro che mi indicava invece la via esatta, ovvero il traguardo. Una foto che mi ha perseguitato per tantissimo tempo e la tenevo nascosta in un cassetto senza farla vedere a nessuno, finché non ho trovato la parola sbaglione,
ovvero colui che sbaglia molto, anticamente utilizzata, adesso non più, e quindi ho deciso questa immagine davvero di esporla attraverso un processo che è una sorta di esposizione e espiazione, per cui l'errore non è più tale. Questo lavoro è un'installazione itinerante, si intitola Il censimento peculiare, in cui si elegge il difetto più attuale, ed è richiesto alle persone di votare fra queste parole antiche quella che descrive il difetto umano più attuale. Il censimento è stato esposto in tante città italiane e europee e presso tante comunità diverse di persone, tra cui un carcere, quindi hanno partecipato i detenuti, e un monastero dove sono stati i frati a dare il loro voto. Per esempio, vedo qui alla Spezia sta andando molto forte il Ciaccino, che ha anche vinto a Dublino. E Ciaccino si diceva di una persona che per mettersi in mostra si affaccenda in imprese che non gli competono, le fa anche male. E il Ciaccino è anche pronto sempre a sentenziare un po' su tutto e a sproposito, quindi è un po' un ficcanaso, un piccione. E poi abbiamo un'altra che va sempre abbastanza, che è il Maramaldo, ovvero colui che utilizza la sua posizione di potere per infierire su chi non ha potere. Ed effettivamente qui abbiamo tanti voti. Maramaldo è stato eletto il difetto umano più attuale, ricordo a memoria, dai frati del monastero di Piona. Mentre ad esempio i detenuti del carcere di Bollate hanno votato come difetto più attuale il fannonno, ovvero colui che non fa nulla. Fa 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 fa.